microfono l'hai attaccato? Sì, sì, tutto a posto. Perfetto. Allora, buonasera a tutte. Oggi presentiamo il libro di Camilla Endrici, 194, 19 modi per dirlo. Camilla è bolognese di origine, però vive in Trentino, ha un passato da conduttrice radiofonica, un presente da copywriter. Benvenuta in libreria, è già la seconda volta che sei qui. Poi ho saputo che questo libro è nato anche grazie ad un incontro qui a Liberty, insomma mi fa molto piacere questa cosa, dall'incontro con Francesca Sanzo, che è una donna che ha tenuto, scrittrice che ha tenuto qui dei corsi di scrittura, quindi è nato questo libro, perfetto, è nato qui, insomma mi pare il posto adatto assolutamente. 194, ho raccontato un po' la tua biografia e ti chiedo quindi allora subito perché questo libro. Perché? Che è di un'attualità peraltro molto stringente, ogni tanto uno dice beh non è più il momento di parlare di 194, invece poi no, è sempre il momento. Da quanti anni è che parli di 194? Da sempre, cioè è una difesa continua, soprattutto in questo momento, insomma ho sentito l'altro giorno che c'è questo incontro che si tiene a Verona di 9 marzo, di massimi esponenti dei movimenti per la vita, anche internazionali, quindi una cosa veramente internazionale, cioè Verona è diventata la base, veramente dei movimenti per la vita, quindi questo libro è oggi più che mai necessario, e quindi però voglio sentire le tue motivazioni anche personali, oltre che chiaramente politiche, che ti hanno spinto a scrivere questo libro che ripercorre l'esperienza di donne che sono ricorse alla 194. Allora, l'esperienza, cioè il motivo è stato quello che ha originato il tutto, una motivazione abbastanza personale, nel senso che in seguito a un'interruzione in gravidanza mi sono resa conto quanto ancora sia un tabù, insomma, questo tema nel nostro paese. In realtà quando ho iniziato a scrivere 2 anni fa la situazione era un po' diversa. Era, è brutto da dire, però era migliore, insomma. Sì. E quindi sono stata in qualche modo aiutata dagli eventi contingenti di questo momento nell'arrivare con tempismo, che in realtà non era un tempismo voluto, chiaramente. E nonostante appunto adesso la situazione sia ulteriormente peggiorata, dicevo già 2 anni fa, comunque ho percepito chiaramente quanto il discorso sull'aborto fosse ancora un discorso veramente molto difficile da affrontare a livello, anche proprio a livello di esperienza personale di vissuto, perché un conto è lo schieramento politico, ideologico su questo tema, un conto è dare spazio alle voci delle donne che scelgono di interrompere una gravidanza. E secondo me questa lacuna, questa mancanza di storie, di testimonianze è una delle ragioni o comunque contribuisce a far sì che poi il discorso venga appiattito, banalizzato, strumentalizzato anche, perché chiaramente se non c'è una storia di riferimento, un contenuto reale, è molto più difficile avvicinarsi a questo tema anche con uno sguardo più, come dire, scevro da pregiudizi. E mi è capitato di recente di fare l'esempio della famosa storia che insomma, è venuta alla ribalta del ragazzino che stava cercando di attraversare il Mediterraneo, che è morto e gli hanno ritrovato la pagella attaccata addosso, no? E è calzante secondo me, nel senso che di fronte alla realtà di una storia credo che anche il più accanito leghista, detta in questi termini, probabilmente qualcosa gli si muoverebbe dentro di fronte alla realtà di una storia, di una pagella attaccata, perché dà, come dire, una realtà diversa a un discorso, esatto, una vita vissuta, a un discorso che altrimenti rimane totalmente astratto, l'immigrazione, non vogliamo. Ed è un po' la stessa cosa, ascoltare le voci delle persone che scelgono di interrompere una gravidanza significa anche
dare un peso specifico diverso Sì, e non solo per me. per chi paradossalmente è contrario, ma anche per chi magari è formalmente favorevole a una legge o a un comportamento, eccetera, eccetera, però poi quando vai a vedere nell'esperienza concreta, il tabù rimane, insomma, è Esatto. questo quello che racconti anche molto bene, anche di fronte magari a persone che apertamente sono favorevoli all'interruzione di gravidanza, poi dal punto di vista dei comportamenti e degli atteggiamenti, allora là è più difficile scalfire anche delle convinzioni che probabilmente stanno Sì, anche anche magari, derivando. esatto, anche magari inconscio, questo sicuramente Esatto. riguarda i medici non obiettori che Esatto, spesso comunque si esatto. comportano in un modo che è evidentemente intriso di un pregiudizio che poco tanto ci abita, per cui se una donna sceglie di abortire probabilmente è un egoista o comunque una persona poco responsabile che non sa bene come, come insomma, gestire i mezzi di contraccezione e c'è tutto un aspetto appunto più sfaccettato dell'esperienza che viene invece completamente occultato e questo secondo me appunto impoverisce il discorso pubblico da un lato e rende poi più difficile anche l'elaborazione individuale perché io comunque penso che l'esperienza di un aborto sia qualcosa nella vita di una donna che presto o tardi presenta i conti con questo. Rivendico totalmente la libertà di ciascuna di noi di farlo, l'ho fatto, lo rifarei, e non, secondo me non dovrebbero esserci gli obiettori negli ospedali, però da qui a dire che l'aborto è come togliersi un dente, no, secondo me no. E appunto lo spazio per poter fare i conti anche con questa decisione arriva anche dalla possibilità di parlarne. Ho incontrato donne che magari per 10 anni non ne avevano parlato con nessuno, Sì, neanche perché con. infatti far parlare l'esperienza restituisce la complessità di fronte a delle semplificazioni che possono essere te ne pentirai per tutta la vita, oppure è un'esperienza assolutamente irrilevante dall'altro, no? Invece la vita delle persone è molto più complessa, le scelte sono molto più complesse, non vuol dire considerare negativa una scelta o positiva, qui vuol dire restituire un po' la vita per quella che è sostanzialmente questo quello che. Infatti ho cercato di essere più, come dire, laica possibile nel mio approccio, per quanto ovviamente io abbia le mie opinioni, però non mi interessava quello, mi interessava proprio fotografare le storie che incontravo e dare loro spazio. C'è anche all'interno del libro la storia di una donna che si è pentita della sua scelta, lei tra l'altro molto cattolica, l'ha fatto lo stesso perché, insomma, quello era per lei la scelta giusta, però adesso rimpiange, è pentita e addirittura mi ha detto una cosa che a me ha fatto veramente impressione quando me l'ha detto, io adesso mi dichiarerei contro l'aborto e lei l'ha fatto, però ci deve essere spazio anche per questo, no? Giusto? Sì, Perché assolutamente. altrimenti non usciamo No. e non Non è che riusciamo a. le esperienze possono avere più o meno valore, più o meno legittima voce, anzi, credo che sia interessante poi mostrare, ma proprio per avere una posizione ancora più forte, Esatto. perché alla fine poi è ideologia e quando prescindi dalla vita delle persone poi diventa difficile. Volevo chiederti come hai, allora è una raccolta di esperienze effettive di donne che tu racconti con un taglio anche molto narrativo, seppure si intuisca una ricerca quasi di tipo sociologico rispetto alle esperienze che tu racconti. Come hai raccolto queste esperienze, come ti sei mossa, come hai iniziato concretamente il lavoro su questo libro dopo appunto la spinta del desiderio personale di parlarne. Allora, inizialmente pensavo di, appunto, di avere un approccio più sociologico, nel senso di individuare un target di persone diverse per provenienza geografica, età. Poi in realtà quando ho cominciato a esplicitare questa mia intenzione di scrivere questo libro, le persone che avevo di fronte hanno cominciato a dirmi: ah, ma che bella idea, sai, anch'io ho interrotto la gravidanza e mi piacerebbe tanto poter raccontare questa storia. E
veramente ci inciampavo dentro praticamente le storie, mi capitavano, mi venivano addosso e quindi ho scelto di usare questo criterio, le storie che ho incontrato, perché a quel punto mi sembrava che anche narrativamente era più interessante seguire questa modalità perché era la dimostrazione stessa del silenzio che avvolge questo tema, perché se improvvisamente molte persone intorno a me, magari non l'amica più cara, però anche amiche o conoscenti, si svelano su questa cosa, e vuol dire che prima c'era veramente un velo. Beh, tu dici, riporti un dato molto interessante del numero di donne che ricorre all'aborto, sono sul 20%, 25, 25%, quindi da cioè. questa stanza se ne andano due, credo. Cioè, quindi capisco questa reazione, perché di fronte al dato numerico effettivamente Sì. ci deve essere anche. Però una cosa di cui io appunto non si ha percezione, cioè No, proprio nella, assolutamente. come si dice, delegittimazione di questa cosa che avviene anche a Sì. livello proprio di discorso pubblico, sembra sempre che l'aborto sia una, come posso dire, una devianza, un qualcosa di marginale, di extraordinario, di assimilabile a, non so, l'omicidio, cioè c'è una percentuale di donne che fa sta roba, ma è un Sì. fenomeno appunto irrisorio. Esatto. No, e c'è veramente una sproporzione fra la diffusione di questo tipo di scelta, perché io la chiamo così, è una scelta come un'altra, e la narrazione che ne viene fatta, anche credo non soltanto in termini di dibattito pubblico, ma anche in termini di sì, di rapporti, di relazioni intime, perché appunto molto spesso per molte donne è difficile E parlarne anche di contrasto politico, perché non si sente la stessa voce contro le posizioni che si dicono contro l'aborto da parte di un numero così alto di donne. Esatto. Cioè, non c'è un'esposizione No. né privata No, neanche perché pubblica. questo appunto sì, è una dimostrazione che comunque è ancora effettivamente delicato. Io credo sulle cause di questo, ovviamente ci sto ancora riflettendo, mi sto facendo un'idea mano a mano, e devo dire che anche dopo aver scritto il libro, continuando a parlarne, anche il mio pensiero su questo cambia, però io credo che veramente questo numero elevatissimo di obiettori negli ospedali crei un senso di colpa implicito, esplicito a volte molto forte, perché per assurdo se farsi aggiustare un ginocchio dopo che ce lo si è rotti fosse una cosa che il 70% dei medici si rifiuta di fare, beh, rompersi un ginocchio comincerebbe a diventare una cosa che è meglio non fare, che se la fai è Esatto. meglio non dirla, e cioè, moralmente comincia a diventare complicata. Sì, anche per il senso di colpa di essersi messi in una situazione del Esatto, genere. di essersi messi in una situazione di rompersi il ginocchio. Allora, Esatto. non, anche questo ovviamente è come dire, un po' una metafora, però in realtà è così che E poi secondo funziona. me anche è proprio il silenzio che poi crea, aumenta anche la colpa, no? Il fatto che nessuno lo racconti, perché Esatto. allora perché uno mai si sentirebbe autorizzato a raccontarlo se vede gli altri raccontarlo? Invece questo silenzio che c'è amplifica enormemente la colpa, perché uno dice, se uno non si sente, Esatto. nessuno si sente legittimato a raccontarlo, vuol dire che c'è qualcosa che effettivamente non va. Il silenzio ha un effetto veramente Devastante. Infatti la cosa devastante. più, una delle cose più belle che mi è successa, che mi sta succedendo dopo aver pubblicato questo libro, sono i riscontri sia delle persone che hanno dato il loro contributo, è capitato con diverse persone che mi abbiano detto, dopo aver letto la mia storia finalmente scritta, ne ho parlato con la mia amica con cui non ne avevo mai parlato, ne ho parlato con i miei genitori, addirittura una persona ha lasciato il libro sulla porta di casa dei genitori ed è riuscita a riprendere in mano questo discorso che era rimasto in sospeso e che evidentemente sentiva il bisogno di condividere. Quindi questa per me già è, wow, una grandissima soddisfazione.
E poi le donne che appunto mi scrivono, magari appunto su Facebook in privato, che io non conosco, non conosco e che mi ringraziano di aver fatto questa piccola operazione No, perché è hanno importantissima, è più ritrovato. importante di qualsiasi discorso, secondo me, astratto cioè che impatta molto di più sulla vita delle persone che non un discorso su quanto sia giusto da un punto di vista etico, scientifico, morale, giuridico, dare la possibilità alle donne, conta molto di più, impatta molto di più nell'opinione pubblica, nel sentimento, nel sentire delle persone. Sentire appunto delle vite per cui questa legge ha influenzato positivamente la loro vita, nel senso dandogli la possibilità insomma, l'esperienza raccontata. Ma sì, è così sempre, nel senso vale per tutto, per l'appunto. E il tentativo è proprio quello, anche questo lo sto realizzando nell'ultimo periodo, di normalizzare, no? Cioè, il mio obiettivo è rendere normale, nel senso di non fuori dalla norma, non per questo che debba Eleggibile. essere di tutti, una cosa che altrimenti è anormale, perché tutto sommato, appunto, ad oggi penso che questa scelta a livello così, proprio anche di sentire comune, è una scelta anormale. Anormale, sì, è eccezionale o comunque che riguarda appunto poche persone che non sono in grado, come giustamente dicevi tu, di gestire la propria vita, la propria sessualità. In realtà con queste proporzioni capiamo che le motivazioni non possono essere ridotte a semplificazioni di questo tipo. Infatti anche lì mi è capitato che un amico che è molto cattolico e dopo aver letto il libro mi abbia detto: ah, adesso sto rivedendo le mie posizioni su questo tema perché ho capito come dire, lo spessore che c'è anche dietro a determinate scelte, perché capisco che poi spesso da un punto di vista maschile, e chiedo scusa all'uomo presente, però da un punto di vista maschile, proprio perché ovviamente non è un'esperienza che uno vive sulla propria pelle, la semplificazione Assolutamente. delle motivazioni può essere come dire, una facile via Sì. d'uscita. E non a caso poi effettivamente, e questo è un altro tema ancora, ma per me è importante dirlo, questo libro continua ad essere comunque sempre molto associato al femminile. E questa cosa dice tanto, nel senso che mi è capitato diverse persone che avevano detto: no, no, ma questo è un libro per donne, cioè l'amico a cui lo propone: no, vabbè, questo è un libro per donne, non lo leggo. E dici: beh, vabbè, insomma, Anche questo è molto se è stato interessante. scritto, almeno il 50% è anche un libro degli uomini, no? E allo stesso modo, rari, ma graditissimi, mi arrivano qualche spalupo ometto che mi scrive non più tardi di ieri, questo qua mi ha scritto: guarda, mi farebbe piacere incontrarti e parlarne perché ho letto il tuo libro e mi riguarda molto e mi farebbe piacere raccontarti come io ho vissuto questa cosa, quindi intuisco che insomma sia stato partecipe insieme a una donna di una scelta di questo tipo. E anche questo, secondo me, dice tanto, Sì, dice. anche dalle esperienze che tu racconti, gli uomini sono un po' assenti da questa Sì, ancora. a volte Sì. sono presenti, anche presenti, però sfuggenti. Anche su questo sono molto agnostica, non voglio esprimere un parere, non lo so. È ovvio che in ultima istanza il corpo è nostro e Sì, decidiamo noi. certo, E assolutamente. allo stesso tempo è ovvio che spesso le decisioni che prendiamo noi sono legate anche Sì. alla situazione relazionale che stiamo vivendo. E quindi, sì, nelle testimonianze che ho incontrato, in molti casi gli uomini erano assenti. Non voglio dire che questo sia il generale, perché la premessa è sempre che non ho fatto un lavoro sociologico, quindi questo è semplicemente
il mio piccolo mondo e le persone che nel mio piccolo mondo hanno condiviso con me questa esperienza senza che io prima di parlarne sapessi che loro l'avevano vissuta. E per me, già ripeto, questo è Sì, d'altra importante. parte, se come tu vedi dopo che è uscito il libro, il feedback da parte degli uomini è così basso, è anche uno specchio del fatto che gli uomini di fronte a questi temi, anche nelle esperienze in qualche modo, si tirano indietro in un modo o nell'altro, cioè sono due cose strettamente... È basso, però allo stesso tempo quella piccola percentuale che arriva, arriva molto più, cioè proprio mi dice cavolo, grazie, perché adesso ho capito, Certo. magari 30 anni dopo ho capito che cosa era successo, perché magari sul Certo. momento non erano stati Che sono tanto, sempre... come dire, consapevoli di quello che stava succedendo, lo capisco anche perché poi effettivamente in ultima analisi appunto è una scelta che fanno le donne. Qual è una delle esperienze che ti ha colpito maggiormente tra quelle che hai raccolto, che ti hanno magari messo un po' in discussione? Beh, che mi ha colpito di più emotivamente È questa donna di cui raccontavi, cattolica, per no, esempio? no, no, No. non la cattolica. Questa donna che, vabbè, io di mio, come dire, credo, che non è un credo religioso, ma un credo cosmico, non penso che niente capiti per caso nel mondo. E questo libro nella testimonianza, perché è veramente intrecciato di una serie di coincidenze, eventi, sincronicità pazzesche. E la storia che mi ha colpito di più è di questa donna che all'epoca in cui è rimasta incinta aveva una trentina d'anni, lavorava su una nave da crociera, è rimasta incinta, probabilmente un compagno di lavoro, e lei decide di sbarcare per interrompere la gravidanza. Fa una fatica bestia a trovare un posto libero in cui insomma è un ospedale, e alla fine arriva un posto dove fare l'intervento chirurgico, e poi mi dice, e io in quei giorni ero molto preoccupata perché stavo vivendo una situazione difficile in famiglia. Mia sorella, che aveva all'epoca 20 anni, le avevano diagnosticato un tumore all'utero, in seguito al quale non avrebbe più potuto avere figli. E lei mi dice, e quando ho saputo questa cosa, io le ho detto non ti preoccupare, se vorrai un figlio lo farò io per te. E contestualmente lei rimane incinta, nel senso che i tempi sono quelli di questa esternazione. E qua mi vengono i brividi anche adesso che lo racconto, e quando mi ha detto questa cosa, che probabilmente non ha a che fare ovviamente col tema dell'aborto nello specifico, però questa unione fortissima fra queste due donne, una che sta rinunciando alla sua possibilità di essere madre, l'altra che in qualche modo gliela offre, e poi evidentemente il figlio non era, cioè non era quello che lei voleva, e quindi interrompe questa gravidanza. Questo è quello che mi ha probabilmente colpito di più a livello emotivo. Invece quella che mi ha veramente così lasciato basita è stata l'incontro con questa, il libro si chiama Ilaria, ormai non so più neanche, non ricordo neanche più i nomi reali delle persone, che era una donna impiegata, azienda del marito, bresciana, una donna comunque laureata, però molto impostata nel suo rigore piccolo borghese familiare, che in realtà ha sempre desiderato un figlio. Finalmente rimane incinta, quando rimane incinta proprio non ce la fa, sbarella completamente, proprio lei non usciva più di casa, non si lavava, stava malissimo. Il marito chiaramente non comprende, perché mi rendo conto che per un marito può essere, per un uomo può essere difficile capire questo tipo di passaggi emotivi anche. E comunque insomma lei decide di interrompere questa gravidanza con ovviamente grandissimi sensi di colpa, perché era stata proprio cercata, e quindi dopo lo fa. E però lei da quel momento si rende conto, lei non gli aveva mai fregato niente fondamentalmente dei temi sociali, dei diritti degli altri, proprio ha esordito dicendo no, non mi ha mai fregato niente fondamentalmente del mondo fuori dal mio piccolo orticello, l'ho capita così. Quando c'è stato il referendum sulla fecondazione assistita, io non sono mai
anche andata, cioè proprio. E lì invece lei proprio ha avuto come un risveglio, mi ha detto da quel momento sono diventata molto più attenta al tema dei diritti in generale degli altri, dice proprio, mi ha detto io per esempio adesso se due omosessuali si vogliono sposare, avere un figlio, io sono d'accordo. E lo diceva veramente come un grande cambiamento, perché questa frase bellissima, non puoi mai sapere nella vita di quali diritti hai bisogno che vengano tutelati, che è una cosa di una banalità disarmante ma anche estremamente vera, e che questa donna così veramente cucita dentro il suo piccolo mondo, grazie a questa esperienza abbia fatto questo switch, mi ha molto colpito, perché effettivamente da un'esperienza personale poi è nato anche una consapevolezza diversa in termini sociali. Su cosa hai sentito maggiormente una resistenza nel voler parlare? Nelle persone che ho incontrato? Sì. Resistenza, in realtà non c'è stata tanta. Nelle persone che ho incontrato c'è stata un'estrema disponibilità. E su tutto, sulle motivazioni, su... Sì, probabilmente... ma non è neanche mai stato necessario parlarne per me, come dire, le modalità in cui la fecondazione è avvenuta, cioè ho usato metodi contraccettivi, si sono rotti, volevo un figlio ma poi ho cambiato idea, mi sono sbagliato, ho fatto i conti male, questo non è mai stato toccato e non interessava neanche a me toccare questo argomento, solo in un caso l'ho scritto perché mi è stato detto, perché c'è questa ragazza che dopo che le si è rotto il preservativo ha preso la pillola del giorno dopo, è rimasta comunque incinta, e questa cosa per me andava scritta, nel senso che appunto rispetto all'obiezione che spesso viene fatta del potevi stare attenta, dice più attento di così che cosa devo fare? Niente. E quindi è l'unico caso che ho voluto scrivere, e non c'è stato appunto da parte mia minima curiosità rispetto alle modalità in cui uno rimane, in cui una donna rimane incinta, perché non penso che sia quello il punto, nel senso che una diritto di... No, mi capite, devo le motivazioni per abortire, non le motivazioni che hanno portato. No, chiaro, ma non c'è stata difficoltà neanche nell'esprimere quello. No. Nel senso che penso che nel momento stesso in cui poi ci si è messi a parlare, ci si è anche legittimate molto nella propria scelta. Poi... cioè per esempio questa donna che in realtà io conoscevo anche lei da di vista, una persona che ha una libreria nella mia città, e lei a un certo punto mi ha detto, io insomma, lei ha già un figlio grande, non è rimasta incinta, che aveva più di 40 anni, e proprio lei mi ha detto, insomma, io quando ero incinta sono cresciuta 30 kg e io francamente di ritrovare il mio corpo sformato un'altra volta non me la sentivo, che ovviamente non è che quella da sola fosse la motivazione, no? Però anche il diritto a... Certo, sì, questo intendevo, cioè proprio sentirsi liberi di dire, esatto, quali sono le motivazioni a dire... che magari per alcuni possono sembrare banali, ma che nella realtà della vita delle persone non sono veramente banali, esatto. Ecco. E perché non è appunto, sono abbastanza bella, ma non riesco a pensare di fare spazio nel mio corpo a un'altra vita, e ho cercato di restituire il peso di questa cosa anche in una motivazione che apparentemente può sembrare un po' sì, naif, sì, diciamo. Esatto, no, è proprio su questo che invece è interessante. Poi è vero che col senno di poi dico mea culpa, ma in realtà magari potrei fare un altro lavoro. in tutta questa raccolta di storie non ci sono storie di donne attualmente giovanissime, parlo di 15-16 anni, e credo che lì sia veramente un altro capitolo. E non le ho raccolte un po' perché per questioni, appunto, per come poi si è strutturato il libro, per queste storie che incontravo in modo spontaneo, non è successo. In realtà quando io ho interrotto la mia gravidanza c'era con me una ragazza minorenne,
avrei avuto modo di recuperare il contatto con lei perché sapevo dove lavorava la madre, eccetera. E però non l'ho voluto fare perché comunque non me la sentivo in quel momento di andare a, cioè penso che ci voglia anche un diverso approccio nel relazionarsi con una persona, con persone così giovani. Però è vero, da quello che mi dicono amiche che hanno figli, figlie in età adolescenziale, che adesso effettivamente, cioè un'amica una settimana fa mi ha detto, ah, ma per mia figlia e le sue amiche l'aborto è veramente una forma di contraccezione. E qua deglutisco e un po' mi dispiace, nel senso che penso che comunque sia un... Perché è vero che magari nel presente la puoi vivere in quel modo. Io mi chiedo sempre che cosa succede quando si poi arriva in quel punto della vita nel quale io non sono ancora arrivata e mi chiedo personalmente cosa sarà di quando non sei più fertile e a quel punto è lì che veramente fai i conti con una scelta e penso che sia proprio presuntuoso da parte mia o di altre persone che non sono arrivate in quella fase della vita dare un proprio giudizio, no, su questo, perché veramente credo che lì cambi qualcosa, non puoi sapere come cambierà. E quindi mi chiedo anche la ragazzina che magari fa 3 aborti perché infila tre robe sbagliate, boh, è un punto di domanda. Credo che lì ovvio, ci sia purtroppo anche una leggerezza diversa. Ne parlavo anche la settimana scorsa a una presentazione che ho fatto, c'era nel pubblico una dottoressa che lavora in pronto soccorso e anche lei mi confermava che negli ultimi anni sono proprio tante le ragazze che Sì, arrivano, e non parlo di pillola del giorno vero. dopo perché è un'altra cosa, anche Sì, se sì, spesso sì. si tende a fare un calderone, Sì. E ma che la vivono qual è la ragione secondo te? A parte il fatto evidente che se da un lato l'opinione pubblica, insomma, l'aborto è ancora un tabù quando non è una cosa da vietare. Dall'altro lato però appunto non c'è una promozione di un comportamento più consapevole, soprattutto per i ragazzini, no? Per le ragazze, i ragazzi più giovani. ma io credo che, anche qua vado molto a pancia, però Sì, credo che ci assolutamente. sia da un lato, come diceva per esempio questo medico con cui ho avuto occasione di parlare, medica, purtroppo c'è sempre più fatica da parte dei ragazzi molto giovani a restare in contatto con le proprie emozioni. Come dire, una dissociazione sempre più forte rispetto a questo, vuoi che siano cioè la diffusione dei social media, insomma, come comunque loro si relazionano, cioè anche questa amica mi raccontava robe che comunque si raggiunge attraverso il mezzo tecnologico, un tipo di intimità fortissima che spesso con le persone che non ha un corrispettivo nella realtà e quindi quando poi ti misuri nella relazione sul piano di realtà c'è un po' uno scollamento, una difficoltà anche a interagire con l'altro. E questo potrebbe essere anche una delle ragioni per cui poi è difficile comprendere a priori le implicazioni anche a livello emotivo che può avere una scelta di questo tipo, no? Sì, anche perché finché alla pillola del giorno dopo si può capire, no? Molto più facilmente, ma un aborto ha anche delle ricadute fisiche, insomma, non è che uno si va a togliere un dente, cioè, non so come dire così, perché cioè, c'è una componente anche di dolore fisico Che probabilmente sì. che può esserci, insomma, non è proprio così. No, sono d'accordo. Però, E poi vabbè, c'è tutto il discorso, secondo me, che ha anche una sua rilevanza della pillola dell'RU486, che per carità, anche lì alzo le mani, nel senso che conosco molte persone che l'hanno usata e che sono state molto male. E io sì, credo che ci sia immagino. una, come dire,
un interesse da parte del sistema sanitario nello scegliere questo tipo di procedura perché è più semplice, si ci si responsabilizza come Certo, medici. sì, Non sono così convinta assolutamente. che sia una modalità preferibile per una donna. Io qua lo dico, di interruzioni di gravidanza ne ho fatte due, una in un modo e una nell'altro, la RU mai più. Cioè, è brutto da dire perché sembrava che sono qua a fare, a dare consigli del, capito, dove ho provato sia l'orata che la spigola, è più buona l'orata, no. Però purtroppo così è stato e è molto brutale come sistema, oltre che molto doloroso. E purtroppo viene venduta anche questa pillola abortiva, è molto edulcorato, sembra, no, che prendi un'aspirina perché hai mal di testa e risolvi tutto. Cautela anche su questo. Sì, E però però almeno idealmente nella testa per un ragazzino esatto, però immagino a che livello sia. di immaginario credo che semplifichi molto le cose. Probabilmente quando non c'era l'idea comunque di un intervento, se vuol dire un'anestesia totale, penso io, forse creava un pochino più di uno spauracchio, mi viene da dire, più forte o comunque più di, un pochino più di consapevolezza, perché effettivamente anche proprio a livello Ma infatti. lessicale, chiamava pillola il giorno dopo, pillola abortiva, vabbè, sempre una pillola, Sì, in realtà si tratta certo. di due mondi completamente diversi. Poi ben venga che esista questa procedura, nel senso che effettivamente cioè, alcuni ginecologi anche completamente abortisti dicono si riduce tutto quello che è il rischio operatorio, che sicuramente è vero, però sappiamo anche che ci sono dei rischi anche su quella. Insomma, è una questione molto delicata. Per esempio, io non mi dichiarerei completamente a favore della somministrazione domiciliare della pillola della RU, cioè che vai dal medico, te la prendi e vai a casa, perché comunque puoi stare veramente molto male. C'è di nuovo una dimensione di solitudine e Di di confinamento. confinamento della donna, che non sono così sicura che sia una forma di emancipazione per noi donne poterlo fare da sole nel nostro bagno, piegate in due, scusate, piegate in due dai crampi. Boh, di nuovo, un altro punto di domanda su Sì, questa no, è cosa, molto però. interessante, ma proprio perché è l'esperienza delle persone che poi dovrebbe essere quella che, su cui riflettere per decidere cosa va meglio, cosa va peggio, Esatto, infatti per esempio proprio questa donna di cui parlavo prima, quella che aveva paura di diventare una chiatta, come mi ha detto lei ha scelto la farmacologica perché pensava che fosse più semplice e nonostante appunto i 44 anni e l'essere una persona che vive in un mondo informata, non in cima alla spromonte da sola, mi ha detto mai più perché comunque l'impatto di vedere questo sanguinamento molto forte, per me è stato scioccante. Io francamente non avrei voluto partecipare a questa cosa, no? E però a priori non lo poteva sapere, ma anche questi aspetti è sempre preferibile non dirli, non affrontarli e lasciare che poi uno se li viva nella Sì, in propria generale c'è poca solitudine. informazione su tutto, ecco, a Assolutamente. 360 gradi, sia l'esperienza delle persone taciuta, ma anche dal punto di vista delle possibilità. Sì, perché adesso ormai se vai in ospedale ti dicono di fare quella cosa lì perché è più semplice, però Anche meno appunto. costosa? Però sì, Anche meno costosa, dico, per per l'ospedale. l'ospedale è molto meno costosa, non c'è la responsabilità penale se succede qualcosa durante l'intervento, non devi occupare una sala operatoria, non devi avere un anestesista, non devi avere un ferrista, cioè c'è tutta una struttura che ovviamente si alleggerisce moltissimo, però sulle spalle di chi? Ripeto, lascio aperta la domanda, non ho una risposta, però boh. Sì, beh, probabilmente, chiaramente la componente economica ha il suo, no, peso, soprattutto se guardiamo al fenomeno con queste dimensioni, ecco. Esatto, Come tu l'hai sì, infatti chiaramente se è così diventa. diffuso, peraltro poi non si dà secondo me abbastanza peso anche alle conseguenze, anche proprio a livello di salute delle donne, Sì. della massiccia presenza di obiettori, perché al di là di tutto non è solo una questione politica di nuovo.
aspettare tempi più lunghi per avere un'interruzione di gravidanza è emotivamente devastante e al di là dell'emotivamente devastante, mi diceva questo ginecologo con cui ho parlato di recente che ogni settimana di gravidanza in più il rischio di complicanze aumenta il doppio, no, un pochino, il doppio, raddoppia. Quindi vuol dire che se, visto che ci sono gli obiettori, io aspetto 3 settimane anziché 4 giorni, mi stai mettendo oggettivamente una situazione di rischio molto amplificata. E questa cosa non si dice. Ed è, cioè vuol dire, il sistema sanitario è complice di un rischio che, insomma, non è indifferente. E poi, vabbè, rispetto al tema degli obiettori, io sono sempre, ormai sono sempre più incazzata, scusate, su questo, ma la verità è che molto spesso le obiezioni sono veramente obiezioni di comodo, perché potremmo lasciare, per me, se sei obiettore non fai il ginecologo, ma detto questo, ammettendo anche un'obiezione di tipo morale, in realtà non è così per la maggior parte dei medici, è perché non fai carriera, è perché magari non lo fai in ospedale, ma poi lo fai privatamente e lo sai pagare. Cioè, parliamo di questo perché comunque nel nostro paese purtroppo spesso le cose vanno in determinati modi perché conviene farle andare così. Di nuovo la Francia, che comunque è un paese cattolico come siamo cattolici, cioè non stiamo parlando di una realtà completamente diversa, ha un tasso di obiezione che è sotto il 5%, okay? Lì esiste l'obiezione, però è quella, perché è un'obiezione reale, di coscienza, non di comodo. Però è ovvio che se noi siamo un paese dei furbetti, dove comunque ogni cosa viene girata per farsi il proprio comodo, allora anche di questo bisognerebbe dirlo chiaramente, perché sì, un po' Sì, si quella degli dice, però. obiettori che lo fanno nelle cliniche private, mi ricordo che era venuto fuori diverse volte, mi trovo E veramente. comunque si sa che non, medici obiettori non riescono ad avanzare, ad avere un avanzo di avanzamento di carriera, come dire, dignitoso. Quindi, di nuovo, è proprio un gatto che si morde la coda, però bisogna anche sfoltire di tutto questo. Come dire, Sì, presunta presunta motivazione. motivazione morale, etica, Sì, ma no, sì, sì, diciamocela chiaramente, è una sì. percentuale penso molto ridotta. Sì, non è che adesso in Francia sono degli immorali, in Appunto. quarantena, sono proprio, basta uscire di casa, integerrimi, no? Guarda, in Italia proprio non succede niente, in Francia invece, guarda. Sì, no, ma è molto interessante questa cosa. Cioè, c'è un interesse generalizzato affinché non se ne parli, non si informi, non si, si mettano un sacco di ostacoli alla cosa in sé, ecco, proprio a rendere tutto più complicato, motivazioni economiche, motivazioni personali, ecco, che non guardano poco all'interesse effettivo della donna, che questa cosa del rischio che raddoppia ogni settimana, cioè per un medico che dovrebbe, Tutelare la sì, salute. essere il suo primo, insomma, è un ulteriore aggravante per quelli che decidono di obiettare, ecco, perché effettivamente un rischio doppio dal punto di vista scientifico è un'enormità. Assolutamente. Assolutamente. Beh, se qualcuno ha delle domande da fare, insomma, fatele pure liberamente, ecco. Perché insomma il tema è sicuramente sì, difficile anche da indagare, c'è una cosa interessante di cui che nomini qui, ed è la depressione delle donne quando restano incinte, no? Anche questa è una cosa di cui si parla poco e che alcune volte è anche la motivazione per cui si ricorre all'aborto, scambiando questa depressione causata dagli sbalzi ormonali come una sofferenza legata invece al desiderio di fare un figlio utile, no, anche questa è una Questa è cosa. una cosa sì, di cui credo si parli poco e niente, si è iniziato a parlare della depressione postpartum, anche se anche questo è comunque un argomento abbastanza delicato, però
se ne parla, però effettivamente esiste, adesso non sono una psichiatra, però mi sono un po' documentata, esiste Sì. una percentuale di donne, anche questo mi sembra sia intorno al 10%, che insomma, nei primi mesi di gravidanza va incontro a una vera e propria depressione con insomma, tutto quello che ne consegue. E perché anche lì, visto che comunque la maternità è sempre rappresentata con questi termini, queste modalità molto naif anche e rose, tutto quello che riguarda l'aspetto più in ombra e anche più difficile, anche proprio del momento in cui si scopre di una gravidanza, viene un po' occultato ed effettivamente. Immagino che il cambiamento ormonale che si verifica in una donna nel momento in cui è incinta sia considerevole, esattamente come dal momento in cui il figlio nasce. E però non si dà peso a questa cosa, no? Anche proprio di nuovo, sia nel racconto comune, cioè io ho incontrato diverse donne che erano in uno stato veramente come quella di cui parlavo prima, di grandissima angoscia e disperazione, però se vai dall'amica e dici sono incinta, sono disperata, mi voglio strappare i capelli, come? Dovrebbe essere la cosa più bella del mondo. Oppure vuol dire che non lo vuoi. Oppure vuol Sì. dire che non lo vuoi. Se invece si riuscisse a normalizzare questa dimensione di nuovo. Magari uno comunque abortisce, magari no, ma non è quello il punto, è No, no, vivere è come proprio. possibile anche questa dimensione. C'è una ragazza molto giovane che ho incontrato, che ha 24 anni adesso, ha avuto due interruzioni di gravidanza vicine, tipo 19-21 anni, una cosa del genere, e lei mi ha fatto una gran tenerezza perché proprio raccontava di questa sua estrema angoscia di fronte alla scoperta di essere incinta e dopo mi ha detto, ma insomma, se qualcuno mi avesse detto che io potevo anche sentirmi così, io forse avrei fatto diversamente. Perché ovvio lei ne parlava con l'amica del cuore, 19 anni anche lei, si trova lì, questa dice sono disperata, l'amica dirà corre ai ripari. Però possiamo parlare anche del fatto che uno può trovarsi in questo stato, diciamo, emotivo e non è di per sé un segno di non essere pronte, di non essere giuste, di essere appunto sbagliate. C'è sempre questo giudizio comunque, no? Che arriva, non a caso, un'altra delle donne che ho incontrato, dopo due aborti, è riuscita a portare avanti la terza gravidanza che ha desiderato molto e mi ha proprio detto, io i primi 3 mesi stavo malissimo a livello appunto di emotivo, se non avessi avuto l'esperienza precedente delle due interruzioni di gravidanza l'avrei fatto di nuovo, ma questa volta sapevo che veramente volevo andare avanti. E poi mi ha detto, è arrivata la fine del terzo mese, che ironicamente poi il periodo entro il quale si può scegliere di abortire in Italia. C'è stato proprio un giro di boa perché effettivamente si assestano anche delle questioni a livello ormonale e dopo sono stata da Dio. E lei, cioè, mi ha detto, cazzo, stavolta è andata così, ma se io avessi saputo Sì. che era un passaggio che in qualche modo dovevo fare, chissà, magari anche prima sarebbe andata diversamente. Questo lo dico non perché debba andare in un modo, debba Sì, andare nell'altro, certo, ma che so che solo una perché. scelta dovrebbe essere fatta nella piena consapevolezza di Esatto, tutto di quello tutte le che. variabili Certo, implicate, e sì. invece c'è sempre questa specie di opt-out per cui o è sì e allora sei yeah, Sì. o è no e allora sei C'è proprio una tutto un problema bomba. legato all'informazione, alla conoscenza, alla possibilità di decidere effettivamente anche in piena consapevolezza se sì o se no. Infatti devo dire che, vabbè, il libro io l'ho chiamato 194, 19 per dirlo un po' per caso, nel senso che questo numero 19 era un numero che era stato sognato da una mia amica e riguardo alla scrittura di un libro in tempi non sospetti e quindi mi era rimasto e poi quando scrivendo sono arrivata intorno al numero 19 ho sentito che mi bastavano e poi ho avuto un flash, cavolo, le prime due cifre di 194 sono 19, quindi è venuto così. Però col senno di poi mi svincolerei dal numero della legge, nel senso che
sì, è un libro che parla di interruzione di gravidanza, ma secondo me è un libro che parla di maternità, perché in realtà nel momento in cui scegli di non essere madre, hai comunque fatto i conti con la possibilità di esserlo. E quindi le due cose, cioè una presuppone l'altra, no? Infatti il libro io l'ho dedicato a mia madre che ha detto Grazie, sì. infatti ti volevo chiedere proprio che effetto ha fatto nella mia vita. E mi è stata fatta una domanda da una persona durante un'intervista, ma non capisco questa dedica. Io ho detto, se non capisci questa dedica, per me non hai capito un cazzo, nel senso, cioè, io innanzitutto se sono qua a poter rivendicare il mio diritto di non essere madre è perché Certo. qualcuno ha detto sì, ma proprio perché io voglio rivendicare il mio diritto a dire no, Certo, sì, ci assolutamente. deve, cioè, voglio allo stesso modo, come diceva quella prima, dei diritti che devono essere tutelati anche se non ti riguardano. Voglio allo stesso modo che sia possibile dire sì, e comunque ripeto, nel momento in cui dici no, c'è proprio un profondissimo contatto col sì, perché il no è la negazione del sì, Certo, cioè. sì, è una pure, sono due possibilità che ti si trovano Però davanti, insomma. insomma, come dire, il precedente Dà anche è maggior valore al l'essere, sì quando sai che uno poteva dire di no. no? Io l'ho letta così, ecco, nel senso Esatto. che quando uno sai che lo sceglie consapevolmente è un sì vero, quando uno dice sì o no nell'inconsapevolezza o a partire da informazioni distorte, sbagliate, dalla mancanza di conoscenza, allora la questione è là che si complica, no? Che quindi viene meno anche la possibilità, la libertà di scegliere, ecco, per se stessi, insomma. Il libro è scritto benissimo, scritto molto bene. Sì, cioè, si legge proprio come si leggono come dei racconti, diciamo, la forma che hai scelto. Da dove ti viene questa? È il primo libro che scrivi in realtà. Ma è scritto veramente molto In realtà non è bene. il primo perché l'anno scorso ho Sì, pubblicato anche una guida tranquilla. turistica, ma ovviamente Sì. non lo reputo un No, nel libro, senso cioè è che un libro come poi formato, ma è non c'è la interessante storia. chiaramente l'argomento e l'esperienza, il contenuto delle esperienze che sono raccontate, però è interessante anche il modo in cui sei riuscita a restituirla questa esperienza, insomma, perché non è così scontato, non è un'intervista in cui uno mette le domande e Sì, anche si perché segna le questo. risposte che gli vengono date, No, insomma. infatti anche perché, questo mi era venuto in mente prima, volevo dirlo, non, nessuna delle, delle testimonianze è stata raccolta secondo Sì, i criteri appunto. dell'intervista, non ho mai avuto delle domande precise, in tutte le situazioni c'è stato un incontro reale davanti a un caffè o un tè o qualcos'altro e parliamo insieme di questa cosa. E senza praticamente domande da parte mia. Sì. Quindi ognuna ha preso poi la sua strada e quindi sì, non ha assolutamente a che vedere con l'intervista. Sì, esatto, magari. Non lo so, sicuramente devo dire che gli anni passati in radio, che per me sono stati molto formativi, è questa radio di Bologna, una radio del circuito di radio popolare, quindi una radio piccola, radio indipendente. Ho avuto una grande maestra e lei ci spingeva tanto a raccogliere le storie delle persone, andare in giro a raccoglierle. E questa cosa per me è rimasta a me piace fare quello, a me piace ascoltare. Sì, ma sai anche raccontare, che è un'altra abilità, sì, non solo ascoltare, ma anche saper raccontare, perché sono raccontate proprio come delle storie, cioè con una loro, un capo, una cosa, cioè si leggono proprio come delle storie, ecco. Quindi, è bello anche da leggere, oltre che chiaramente interessante, insomma, per conoscere meglio questo argomento e la vita delle persone insomma, hanno vissuto questa esperienza, che è un'esperienza importante che ci coinvolge tutti, insomma, maschi e femmine. Avete delle domande da fare? Siete incuriositi? Ma forse pensiero allacciandosi alla discussione di prima a proposito dei tabù e delle
parlare di aborto significa parlare di maternità e c'è l'altra parte della medaglia che è l'impossibilità per le donne che sono madri di parlare di rimpianto per aver scelto il sì. Che non vuol dire per forza disconoscere l'amore che si ha per il figlio, Assolutamente. l'impossibilità nella nostra società di parlare. Era uscito quel Sì, libro 3 anni fa, anche io esatto, che sono è stato un unicum, credo. Forse un unico. forse è uscito qualcos'altro del genere, ma non È penso. nel tabù di tabù Sì. quello, è ancora peggio, è ancora uno step successivo questo, secondo me. Però assolutamente la. Sì, anche perché poi non, sono cose non raccontate, però che le senti molto quando ti capitano. Non so, di vedere delle donne che fanno molta fatica. Quindi sì, che non è un pentirsi, ma che è un. Non so se direi ancora sì, quello secondo me mi capita di vedere effettivamente. Cioè, c'è ancora poca libertà di dire sì e no, e di saper dire sì e di saper dire no, è tutto ancora molto. C'è tutto un retaggio, Sì, ma una infatti poi finiamo sempre sì, in un che ti. discorso che riguarda cioè, Assolutamente. insomma, la visione del femminile, no? E quindi della donna fondamentalmente come portatrice di maternità e di maternità anche felice e risolta. Esatto, senza possibilità che questo sia più, che questa realtà sia molto più complessa di quella che è, ecco, quindi anche l'esperienza di queste donne è messa sotto silenzio, di quelle che ancora di più, anche di quelle che Assolutamente. c'è tutto un tabù intorno alla maternità che è difficile scalfire proprio a partire dalle esperienze, secondo me, sono quelle più inascoltabili, secondo me, anche quel libro là raccontava anche di esperienze proprio di Erano scritti donne. dai veri anni, insieme, quindi avevano Esatto. ancora, avevano questo senso di proprio, a me viene un po' anche delle spinte riproduttive, perché alla fine siamo veramente spinte, ci vedo anche in mia figlia, Sì. cioè questa spinta proprio che lei Sì. sente dentro di sé, che sente, vi faccio sorridere, lei lavora in Svezia, è arrivata là, lavora come manager, le svedesi le hanno detto: "Ah, tu sei italiana, sei cattolica, sei venuta qui perché ci sono 18 mesi di maternità." Io ero là con i capelli dritti, non ti sognare di fare per cortesia immediatamente un bimbo al buio, al freddo, con un compagno che non lavora, perché altro che depressione. Io là mi sono veramente arrabbiata perché ho detto: non esiste che voi facciate un figlio per questo motivo. Lei non aveva intenzione, però i 21 mesi di maternità erano venuti fuori, là io mi sono veramente arrabbiata perché ho detto: cioè, un figlio non si fa per i 21 mesi, si fa perché si vuole. Risposta: ma io forse così non lavoro mai. Ma potrebbe anche starci così nella tua Esatto, vita, quella che che è non la lavorerò motivazione. mai. Chi l'ha detto che devi per forza? Cioè, io ho due figli, però in questo momento mi sento molto più madre di quel famoso bambino che Sì. senza il fratello. Cioè, voglio dire, la maternità ha 3.000 spunti, invece no, sempre lì. E io sono Vero. stata una gravida felice, povera ma felice per Mi dai dire, un input fantastico no? perché sarebbe bello lavorare su altri tipi di maternità, cioè come si può essere madre, o comunque, ma io parlo sempre di scrittura, però raccogliere delle esperienze, delle modalità di essere madri, che non significa poi per forza rapportarsi a un più piccolo, Sì, ma proprio del esatto. materno in un senso più lato, no? Perché effettivamente se si potesse dare spazio anche a questo, La spinta la riproduttiva sarebbe spinta meno male. No, è riproduttiva. vero, guarda che hai usato una parola giustissima, Sì, torna, guarda scusate se è un po', penso. però è vera sta cosa, Madonna. cioè. Sì, no, no, è verissima, è assolutamente vera. Io vedo le donne che conosciamo noi, che frequentano la libreria, è un problema grosso la spinta riproduttiva, ragazzi. Sì, perché soprattutto Adesso se devi devi farlo, fare. Certo, cioè sei talmente educata fin da piccolissima, no? Alla necessità che tu prima o poi faccia un Già bambino, che ti danno perché devi farlo per le te, barre. ti così ti Sì. completi, no? Perché lo devi fare per i tuoi genitori, perché così loro hanno un nipotino, perché devi farlo perché è giusto che tu lo faccia, perché sei una donna. Che
poi a un certo punto, anche se magari non lo farebbe mai, lo fa, sì, e può stare malissimo. Certo. Perché poi no, la conseguenza è che quando fai una scelta così di pressione, ti trovi che non una cosa che ti ha tu non desideravi profondamente. Sì, che magari poi vogliono, in realtà a me non vogliono bene, però vedi che c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto, non so, perché se avessero magari aspettato anche un po', non farlo proprio in quel momento, cioè tutta la motivazione che ci sta intorno che crea delle grosse difficoltà quando poi effettivamente tutti tornare sono felicissimi, ma tu sei l'unica che non è felice come gli altri. Diciamo, perché io non sono così contenta, ma anche cioè, e probabilmente se proprio il tema fosse ridurre il numero delle persone che entrano in gravidanza, cioè ammesso che il nostro desiderio fosse quello di ridurre l'incidenza dell'interruzione di gravidanza, appunto fare un discorso a priori sulla maternità e su che cosa significa e quali sono le modalità di poter essere madre, cambierebbe molto le cose, perché io per esempio sono stata una persona che ha sempre pensato di desiderare avere dei figli, mi sono trovata due volte di fronte a questa possibilità e tutte e due le volte ho detto no, e adesso so che non è la mia strada, però ho dovuto passare di là due volte per riconoscermelo, perché anche se non ero assolutamente consapevole, ero evidentemente cresciuta in un contesto culturale, ma neanche familiare, veramente proprio un contesto, sì, sì, per cui è andato per scontato, e io invece adesso sono felice di poter dire non è la mia strada, appunto. Sì, volevo intervenire a proposito della spinta riproduttiva di cui si parlava, il tema ad esempio delle ragazze che non riescono a rimanere incinte. Ah, sì. È un tema anche molto subdolo che non è mai affrontato. Sì. Sono a contatto con una mia amica che è in questa fase, soffre come un cane. Sì, è vero. Cioè sta facendo anche un percorso di è affiancata, sta facendo un percorso di psicoterapia mirato, però quello non basta, allora la terapia della dieta, quello non basta, allora l'MDR, quello non basta più niente per sedare questa cosa che evidentemente non siamo in grado di affrontare perché forse è un tema precoce, ed è quello del pieno, quando tu sei donna sei già comunque piena, ma questo è un percorso che un po' fai tu e un po' dovremmo essere aiutate, certo, ma nessuno ci aiuta, e questo tema è tipicamente femminile, è squisitamente femminile. Chiaro. La percezione di sentirti vuota se non sei gravida. Io non ho avuto figli, ma ho avuto una storia di vita un po' particolare, quindi non mi sono mai pentita, ma non... però questa cosa di questa mia amica, che la sento un giorno sì, un giorno no, spesso anche due volte al giorno, mi prende fortissimamente, perché sento la sua angoscia. Lei fa di tutto per andare incontro a questa visione di sé più piena, ma non è dato per scontato, un percorso lungo, certo, e pieno di ostacoli, è mai dato per scontato che ti costruisci giorno dopo giorno. Certo. Ecco, questo tema ad esempio è un tema che va a colpire là dove il femminile deve essere riconosciuto nella sua autenticità, perché pieno lo stesso. Certo. Anche senza gravidanza. Certo, sì, sì, ma questo è assolutamente sì. Dimostra ancora una volta la arretratezza culturale, cioè tanta strada che c'è ancora da fare. Peraltro la tua osservazione mi dà il gancio per dire che una cosa che mi ha stupito, cioè mi ha stupito, però mi ha fatto piacere, è che tre persone che conosco vicine, insomma, che hanno cercato e non avuto figli, cercato più o meno intensamente, però insomma non avuto e basta, insomma, i giochi sono chiusi, detto abbondantemente, però ecco, non ci sono margini di possibilità, hanno faticosamente inizialmente affrontato il mio libro e poi anche loro mi hanno detto mi ha fatto bene, ma non perché
cioè io ero terrorizzata, perché ovviamente di fronte a una persona che non riesce ad avere un figlio, dire io ce l'ho ma non lo voglio è una roba un pochino, però in realtà evidentemente riuscendo a restituire la complessità che ho provato insomma a fare del, anche del perché si dice no, donne che avrebbero tanto voluto che non hanno potuto hanno un pochino fatto pace o comunque hanno sentito più vicino a questa grande differenza apparente, perché alla fine di nuovo come dicevi tu la tematica è la maternità, è il nostro sentirci piene o non piene, giuste o non giuste, alla fine è sempre autentiche, quello. Non autentiche, vere donne, esatto. Che appunto hanno e quindi alla fine la donna che non si sente veramente donna perché non è riuscita non è tanto distante da quella che magari dice no e poi si sente colpevolizzata in qualche modo, è tutto molto collegato. Sì, è vero, c'è un problema anche per le donne che non riescono ad avere figli, tutta la sofferenza che c'è, vero, anche io ho avuto delle amiche che non riuscivano, mamma mia, facevano dei percorsi veramente da stremate dal tentativo di stremate fisicamente, psicologicamente, sì, cioè sì, una cosa sì, veramente è penoso la sofferenza che hanno queste persone. Mamma mia, sono dei percorsi anche medici veramente complicatissimi. E anche un po' rischiosi dal punto di vista farmacologico. Certo, rischiosi. Che possono lasciare strasci sotto. Ma capisci che la motivazione che c'è dietro è proprio. Ci sono più e più tentativi. Sì? È come se fosse un aborto. Mamma tu devi mia, lavorare in lutto prima, dopo, durante l'attesa. La fatica immane. Sai cosa c'è di consolatorio? Lo dico per esperienza personale. Normalmente le donne, le coppie, appunto, a giochi fatti, arrivata la menopausa, raggiungono una certa serenità a riguardo. Cioè, lo strazio peggiore è finché dura proprio la possibilità di averli questi bambini. Quando ti rendi conto che è andata così, e da questo punto di vista veramente ho visto le persone rasserenarsi, sia come coppie che come single. Perché a un certo punto è come se la natura avesse deciso per te, che adesso basta, adesso ti metti tranquilla. E ho visto un buon, nella maggioranza delle persone, un riconciliarsi anche proprio per quel discorso di scoprire quasi forzatamente che tu comunque puoi aprirti alle persone, che questo in realtà lo posso fare anche i maschi, però è più tipicamente curativo nostro, il maschio magari più di difesa, ma ti puoi comunque aprire al mondo anche come coppia. Puoi fare altre cose, no? La menopausa può essere veramente una fonte di rinascita. Io ho visto ancora molto colore che sei. L'enfasi è sempre data. Cosa? Ancora una volta purtroppo l'enfasi viene posta. Ecco, solo sui difetti, solo su. No, sì. sul fatto di diventare madre. Però ho visto persone, la maggioranza. Cioè resta il coronamento, no? Beh, certo, sì. Finché c'è la possibilità è un fallimento, cioè, sì, no? Reale, è un fallimento oggettivo. Non te ne fai ragione. Invece guarda, io su questo ho avuto l'esperienza di una signora che invece mi ha colpito molto al contrario, che non aveva fatto figli, è andata in menopausa. E là le ha scattato il rimorso assoluto di non averli fatti. Ma una donna di 50 anni, sì, ma adesso ci pensi, cioè, non è che 49, cioè, anche se non eri ancora in menopausa. E invece quella le ha scattato proprio il non poterli più fare. Era una decisione che fin prima non l'aveva, cioè è comunque una cosa se come abbiamo detto fino adesso, che è molto più molte sfaccettature, sì, perché lei ha detto ecco adesso allora non potrò proprio più farli e basta, è chiuso, però sì, insomma 50 anni insomma era, cioè è tutto complicato insomma, infatti insomma quindi ma infatti anche poi mi sembra che nel passato del libro ho scritto questa cosa, immagino che il fatto che un uomo potenzialmente
certo. La disponibilità, sì, insomma, sì, cioè certo. Non ha una scadenza, e le donne sì, crei proprio una differenza oggettiva nel modo di vivere questa esperienza, questa sì, possibilità. Sì, avere un tempo... È inutile negarlo, capito? Possiamo nasconderci dietro tutto, ma cioè, noi abbiamo una scadenza, come dice, sì, cioè sì. Da quel punto di vista, chiaramente, sì, no? Sì. Quindi c'è anche proprio il penso che il peso di sì. questa scelta sì, 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 di essere o non essere un uomo potenzialmente a tutta la vita. A tutta la vita avanti. Sì, di responsabilità in un certo senso che comunque può posticipare esatto. Il pensiero. Va bene, grazie. Allora ti ringrazio Camilla, grazie mille per questo libro importante, insomma grazie della chiacchierata, insomma spero che andrai avanti a raccogliere altre esperienze su questo tema, perché il libro è davvero interessante e ben scritto, insomma. Mi pare. In realtà vorrei rivolgermi ad altri temi che sono altri tabù. Sì, sì, vabbè. È il tabù che mi interessa. Vuoi proprio dire le cose indicibili. Sì, è un po' sta roba qua.